È stato presentato a Palazzo Lascaris, su iniziativa del Centro Pannunzio, il libro Enzo Tortora, Lettere a Francesca, con la prefazione di Giuliano Ferrara. Nelle lettere alla compagna, Francesca Scoppellitti, tutta la rabbia, l'umiliazione e l'indignazione del famoso conduttore televisivo, accusato di essere un camorrista e detenuto ingiustamente nel carcere di Regina Coeli. Sicuramente lei lo ha sondato direttamente, ma cosa prova un uomo come Enzo Tortora e come tanti altri innocente che vede la verità in maniera che vede cancellata dall'ingiustizia? Un uomo innocente che viene accusato di un'infamia, di un reato più o meno grave, nel caso di Enzo erano reati gravissimi perché era appartenenza alla camorra, era traffico di droga, un'accusa così ingiusta devasta la vita di una persona perché gli cancella la dignità, la reputazione, fa saltare gli equilibri familiari, annulla il lavoro perché viene sospeso dal lavoro e quindi dal suo quotidiano senza un motivo. E questo sono elementi difficili poi da recuperare. Nel caso di Enzo addirittura gli hanno provocato questa bomba al cobalto, come disse lui stesso, mi è scoppiata una bomba al cobalto, che poi tradotto in parole più semplici è quel tumore che lo ha ucciso il 18 maggio del 1988. E questo credo che in uno stato di diritto sia difficilmente accettabile, pensare che un uomo muoia di mala giustizia. È già difficile accettare l'imprenditore, il magistrato, il giurista, il giornalista che muore per mano della mala vita organizzata. Per mano della mala giustizia, in uno stato di diritto, è ancora più difficile da accettare.